Pronto? Buongiorno, Pronto? dottor Di Matteo, Giancarlo Falconi. La chiamavo per avere un commento sugli arresti degli ex vertici della Banca Popolare di Bari, padre e figlio Jacobini. Ha qualcosa da dire, visto che a suo tempo ci furono delle battute poco fortunate, diciamo così, nei suoi confronti. Ma Falconi, sono passati quasi 10 anni da quelle vicende, sinceramente io ho girato pagina. Per quanto riguarda questi arresti, io sono garantista fino alla fine, fino alla sentenza di Cassazione, insomma, quindi credo che questo principio costituzionale non possa essere stravolto per nessuno e quindi neanche per queste persone che purtroppo a loro malgrado si vedono coinvolte in questa vicenda. Si parla di falsificazioni di bilancio, si parla di ostacolo ai Ma controlli della Falconi, vigilanza. sono cose che io non conosco, sinceramente, forse devo anche confessare che ho letto pochissimo, proprio perché voglio rimanere a distanza. Qualsiasi cosa sia stato scritto fino ad ora, penso che sia troppo presto, bisogna dare modo anche agli imputati di difendersi. E per quanto riguarda alcuni particolari delle carte della Procura, in cui si parla di crediti deteriorati nell'acquisto di Banca Tercas. Ma penso che sia solo un discorso assolutamente parziale, nel senso che la Banca Tercas è uscita dal commissariamento il 30 settembre 2014 con degli accantonamenti sulle sofferenze stratosferici. Quindi io penso anzi addirittura che sia avvenuto il contrario, cioè che chi ha acquisito Tercas abbia beneficiato dell'acquisizione di Tercas in misura assolutamente determinante, cioè Tercas sostanzialmente è stata presa per quattro spicci, cioè un aumento di capitale, insomma. Le chiedo un'ultima cosa, secondo lei questa è un'inchiesta che terminerà qui o avrà altri livelli? Sinceramente non mi sento di rispondere, mi dispiace però, e questo lo ribadisco, che tra settembre 2011 e settembre 2014 molti teramani si siano distinti per giocare a presette a perdere, insomma, ecco, piuttosto che a chiarire determinate cose. Penso che Tercas senza questi giocatori sarebbe ancora sul mercato con le proprie insegne. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie.